Ecco un'altra vignetta del Miles Simplicius che contiene due nomi della terza declinazione con tema in vocale. Ego civis romanus sum, ecco il primo, civis. Io, dice il Miles, sono un cittadino romano. Civium rem publicam contra hostes defendo. Difendo la Repubblica rem publicam dei cittadini, civium, genitivo in ium, contro i nemici, hostes. Io, dice, ego somniculosus romanus sum, sono un romano un po' sognatore. Abbiamo qui due nomi della terza declinazione, il cui tema finisce in vocale. Si tratta rispettivamente di civis civis e hostis hostis. Ecco un elenco dei nomi della terza declinazione con tema in vocale a più alta frequenza, ossia che ricorrono più spesso e che è opportuno memorizzare. Se esaminiamo il nominativo, la forma al nominativo, possiamo isolare all'interno di questo elenco tre categorie, tre gruppi. Partiamo dal primo. Possiamo isolare in questo elenco un gruppo di nomi il cui nominativo è in is o sigmatico. Civis, hostis, testis testis, amnis amnis, navis navis, orbis orbis e ovis ovis. Oltre al nominativo in is, possiamo constatare che nominativo e genitivo coincidono, hanno cioè lo stesso numero di sillabe, ci, vis, ci, vis. C'è poi un secondo gruppo di nomi con tema in vocale che presenta l'uscita non in is, ma in es. Il primo è cedes, cedis, la strage, l'uccisione. Il secondo nell'elenco è fames, famis, la fame. Il terzo, infine, è vulpes, vulpis, la volpe. L'origine di questa desinenza es è ignota.